Si potrebbe pensare, per esempio, all'imperituro successo Il Signore degli Anelli, oppure, ad esempio, alla diffusione enorme che hanno avuto i romanzi della Rowling e il film, poi in cui è stato tratto, su Harry Potter, per capire l'interesse che c'è verso gli altri mondi, verso i mondi della magia, verso i mondi della spiritualità, verso un'idea di necessità che noi uomini e donne abbiamo di immaginare qualcosa che non sia soltanto la datità. Questo interesse naturalmente viene catalizzato da alcune forme o da alcune espressioni o da alcuni simboli che attraggono moltissimo, soprattutto le popolazioni dell'Occidente. E queste sono figure che noi possiamo individuare principalmente negli sciamani. Lo sciamanesimo costruisce un mondo sommerso, soprattutto in Italia, un mondo sommerso fatto di presenze, di incontri, di riunioni, di rituali, di cerimonie, di cui si sa poco e di cui nel libro ho voluto indagare. Questo movimento ha radicato una presenza profonda di persone che in qualche modo mirano a trovare una spiritualità nei mondi lontani, nelle aree lontane della cultura non ufficiale e soprattutto non europee, quasi a confermare, come dire, un'idea del tramonto dell'Occidente per abbracciare qualcosa di diverso, lontano e nativo. Dire nativo significa occuparsi di popolazioni lontane, occuparsi di mondi diversi dal nostro, che però l'Occidente ha sempre bistrattato e maltrattato e non ha mai considerato in maniera positiva. Quindi diciamo che gli sciamani non ci salveranno, tiene in considerazione tutto questo mondo sotterraneo, ma anche il modo in cui l'Occidente ha guardato a queste diversità e di come si è occupato di queste diversità, molto spesso negandole, oppure cancellandole, per esempio, come ha fatto la religione ufficiale quando andava a fare le sue operazioni di cattolicizzazione nel mondo. Lo sciamanesimo di cui mi occupo è quello soprattutto che vive nei centri di danze esotiche, nei centri yoga, dove ci sono delle figure che in passato magari hanno accompagnato gli sciamani, diciamo tra virgolette veri, che venivano dal Sud America, che venivano dall'Amazzonia, che venivano dal Perù e che si sono poi, come dire, hanno radicato un'idea che è quella di poter fare delle pratiche che sono migliorative per i soggetti, per gli individui, per le persone. E quindi ci sono questi rituali che per un lungo periodo sono stati accompagnati dal consumo di ayahuasca, che però si è fermato nel 23 e da allora, come dire, le pratiche sono riferite ad altri consumi, ammessi naturalmente, che però portano a che cosa? Una sorta di purificazione individuale, portano a una pulizia individuale per una salvezza individuale. È come se questo scenario dello sciamanesimo si fosse ristretto in un mondo personale, chiuso, in un mondo piccolo, in un mondo riservato, come dire, alle salvezze individuali. Quindi tutta la complessità che gli sciamani nella loro versione originale offrono, cioè quindi il collegamento con le forze della natura, il collegamento con le possibilità di un miglioramento collettivo, tutte queste cose vengono praticamente cancellate e vengono ridotte invece soltanto a delle funzioni soggettive. E però questo pone dei grossi problemi sul fronte dell'utilizzo proprio del pensiero nativo per l'Occidente, che non riesce a superare, come dire, quest'uso. Una volta a livello di forme di produzione capitalistica, oggi a livello di forme di produzione individualistiche in cui tutto questo viene utilizzato, cancellando completamente i contesti, cancellando completamente le possibilità che una nuova forma della relazione con la natura potrebbe dare, che è incluso sempre fortemente nel pensiero sciamanico. Tant'è vero che oggi uno degli sciamani più famosi è David Kopenawa, che è stato riconosciuto come uno dei rappresentanti del nuovo ecologismo che combatte per salvare la foresta amazzonica, ma nel momento in cui lui dice
combatto per questo, combatto anche per salvare l'intero pianeta. E la responsabilità per l'intero pianeta è una questione molto seria che le popolazioni native hanno sempre posto nel momento in cui si occupavano del loro mondo, e il loro mondo non si rinchiudeva nell'isola, nel loro spazio, nel loro territorio, perché era un mondo che però aveva a che fare con la natura, che riguardava tutti. Ed è un mondo che si è sempre contrapposto a quell'idea del avere invece la natura come una sorta di risorsa infinita che l'Occidente poteva utilizzare, poteva consumare, poteva sfruttare. L'insegnamento che ci viene dagli sciamani, l'unico che oggi possiamo prendere, non è quello della salvazione individuale, ma quello di una riaffermazione ecologica, soprattutto sulla base di poter inventare, di poter creare strade alternative al liberalismo ufficiale, che è quello di poter invece lavorare sul fronte non del prestito, non dello scambio mercificato, ma soprattutto di una gratuità che si offre invece come alternativa ad ogni forma di sottomissione.